Ciao a tutti, io sono Nives Bonantini e sono insieme a Fabio Preti. Ciao, ciao a tutti. Siamo due educatori dell'associazione Il Faro di Savignano, come ormai ben sapete, e oggi siamo qui per parlarvi finalmente del PEGI. L'abbiamo nominato tante volte, ma non siamo mai andati a fondo. Fabio è già pronto, eh? Allora, Allora. oggi faremo. Oggi facciamo la prima parte e vi spoilerò già che domani ci sarà la seconda. Quindi restate sintonizzati, seguiteci e ovviamente interagite con noi tramite commento o per email. Dopo vi daremo tutti i vari indirizzi, no? Allora, bene, sveliamo qualche segreto sul PEGI, perché vi dico che quando siamo nelle classi, con i bambini, con i ragazzi all'interno del nostro progetto, ci rendiamo conto che non si sa bene cos'è questo PEGI, cioè c'è un'idea generale di quello che potrebbe essere, ma c'è tanta disattenzione a volte, no? Quindi vi vogliamo proprio raccontare che cos'è e perché è così fondamentale. È un indicatore, come sapete, un indicatore di età, no? Ci dice quale età si può utilizzare un gioco o meno. E attenzione che ho detto si può. Dopo Fabio ci dirà se questo si può è una legge o è solo un'indicazione che serve per aiutarci. Ci svelerà questo grandissimo segreto, no? Che è un po' la cosa che si sa meno, no? Ecco, all'interno delle classi noi vi abbiamo già detto che abbiamo lasciato vari progetti, no, da realizzare. Purtroppo non abbiamo avuto modo poi di confrontarci con le classi per vedere il lavoro ultimato, perché siamo, insomma, la scuola è chiusa, è chiuso tutto. E vi invitiamo, se avete realizzato dei progetti, ci state seguendo, a inviarceli, comunque poi di questo parleremo. Ma molte classi hanno avuto come compitino proprio questo: analizzare a fondo il PEGI, la sua importanza, i vari indicatori, eccetera. Ok? Perché veramente, soprattutto per i bambini, per i ragazzi che si approcciano al mondo dei videogame, è fondamentale sapere di cosa si tratta. E lo è anche per gli educatori, quindi per i genitori, per gli insegnanti. È uno strumento che viene messo a nostra disposizione per aiutarci, ok? Quindi per capire effettivamente se un gioco può essere dannoso o meno. Prima di lasciare a Fabio l'onere, il compito di dirvi alcune cosine, io volevo soltanto dire questo, che molto spesso il PEGI viene confuso con il grado di difficoltà, cioè il PEGI alto significa che il gioco è difficile, quindi io che magari ho 11 anni, gioco a un PEGI 18, allora sono super forte. Ecco, questo è un falso mito, un falso amico, non è assolutamente così, non c'entra la difficoltà. Vi spiegheremo che cosa significa, però cerchiamo di toglierci questo dubbio una volta per tutte, no? Un PEGI 18 non è più difficile di un PEGI 7, ok? Non è questo, non serve indicare questo, d'accordo? Adesso però che vi ho fatto un po' una spolverata in generale del PEGI, io chiederei a Fabio di toglierci un grandissimo dubbio, no? Ma questo PEGI è una legge? No, non è una Aia! legge, ma come hai detto tu, è comunque una indicazione. Okay? E questo credo che sia la debolezza di questo strumento. Ma naturalmente bisogna fare i conti con le grandi multinazionali e con i poteri economici che sono in ballo, perché è un'indicazione e già credo che il fatto che su tutte le applicazioni, su tutti i giochi, su tutto quello che viene messo online, sia obbligatorio invece da parte del costruttore, da parte dell'ideatore, comunque sottostare alla, diciamo così, all'analisi PEGI, che viene fatta da professionisti del settore, un'equipe di persone che lavorano, che sono ingegneri informatici, quindi che lo giocano, che vanno a valutare anche quali sono le problematiche che può dare quel gioco nei suoni, nei colori, nella velocità, nelle azioni, eccetera, da pediatri, da pedagogisti, da comunque psicologi, e che vanno invece a valutare sotto il profilo emotivo e psicologico quello che è l'impatto di quel gioco.
perché sappiamo, ad esempio, per i giochi o comunque anche per le applicazioni, l'abbiamo detto anche nelle puntate quando parlavamo di WhatsApp, che ha un PEGI 16 in Europa, 13 invece nelle altre parti, abbiamo visto come a 14 anni ci sia questo, questa è una legge invece, quella dei 14 anni, che io posso diventare titolare di SIM. E che cosa comporta nella legislazione, ad esempio, penale, no? Abbiamo visto la messa alla prova. E è importante dare un giusto peso, come hai detto tu, no? Cioè l'educatore, il genitore in prima persona, no? Ha queste indicazioni su che cosa, quali sono gli effetti che può avere questo gioco o questa app sul figlio. L'avevamo anche già accennato, perché? Perché su WhatsApp 16 anni, perché 16 anni è comunque un'età nella quale posso avere un po' più un'idea di come gestire le mie relazioni, quindi a cosa scrivo in chat, e il fatto di pubblicare le foto forse l'ho già sentito alcune migliaia di volte, quindi posso essere un po' più consapevole. Non sono responsabile direttamente delle azioni che faccio. Quindi alzare l'età per non lasciare da solo, e in questo caso dico da solo perché sappiamo bene, lo abbiamo detto, che questi PEGI per YouTube, per WhatsApp, eccetera, posso aggirare questa indicazione se c'è il genitore, quindi se c'è il parental control, c'è la supervisione di un genitore. Perché? Perché abbiamo detto che ad esempio questo PEGI per queste due applicazioni diventa importante per i rischi, perché io posso vedere, posso fare di tutto su queste applicazioni. E quindi è un invito a seguire queste indicazioni, perché sono molto utili. Io come genitore che so questa cosa ho l'obbligo, ho il dovere, la parola giusta è il dovere come genitore di sorvegliare quello che mio figlio fa, no? In rete, ma nello stesso tempo anche di dare delle indicazioni proprio da educatore nei confronti di quello che può essere un gioco, eccetera, eccetera. Quindi non è una legge, è un'indicazione molto seria che per averla sono state fatte tante lotte, perché lo ripeto, cioè qui mettere delle indicazioni e delle restrizioni sopra un gioco di una casa informatica, di un'azienda informatica o di un colosso dell'informatica non è così facile, perché sapete che quando si va contro a questi grandi colossi pieni di denaro, molte volte la giustizia, l'utilità delle cose viene messa da parte, perché poi c'è sempre il profitto che è quello che guida, no? Quindi è un'indicazione, ma un'indicazione davvero, davvero molto, 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 molto importante. La Nives prima parlava, non è un'idea se è un PEGI 18, allora ci gioca mio figlio di 6 anni e quindi va benissimo perché mio figlio è intelligente, è sveglio, quindi può giocare, ci può giocare tranquillamente. Perché è semplicemente perché un PEGI 18 come un PEGI 16, come un PEGI 12, 7 e 3 hanno dentro delle caratteristiche particolari di salvaguardia della persona, ok? Perché un PEGI 18 propone delle situazioni, propone delle cose che sono davvero controindicate per una sana educazione, per una serenità anche della persona che utilizza, quel bambino o quel ragazzo che utilizza quel gioco. E lo vedremo domani, no? Entrando nello specifico di quelle che sono tutte le indicazioni e di come va letto questo PEGI, no? Però vorrei ritornare su quello che ha detto la Nives, perché è importante. Io non ho un figlio genio se gioca a 3 anni con un PEGI 18, no? Faccio un assurdo. Come non ho un genio se prendo l'indicazione della scatola della Lego dove c'è scritto 16 e ci faccio giocare mio figlio che ha 5 anni, ok? E lui ci riesce. Non è questo lo spirito di quelle indicazioni, perché non è soltanto il pezzo piccolino che mi posso mettere in bocca, è perché io
Come genitore lo posso capire questa cosa, no? Mio figlio monta un oggetto che 16 anni, per 16 anni, eccetera, quindi è un'intelligenza unica. Non è questo. Ogni età deve essere comunque rispettata per quello che è la capacità, no? Di saper gestire anche i concetti, le associazioni mentali. Dobbiamo sempre tenere presente comunque che c'è una persona in formazione. Si sta creando una serie di esperienze mnemoniche, ne parliamo tutti i giorni quando parliamo di apprendimento, no? Cioè ogni esperienza che noi viviamo, creiamo delle basi sulle quali noi poi fondiamo quello che sono gli atteggiamenti futuri. Quindi, attenzione, teniamo sempre ben presente che queste sono indicazioni che servono a salvaguardare le persone a noi più care. Okay? Quindi c'è sempre qualche cosa e credo che sia importantissimo conoscere quello che effettivamente dicono determinate indicazioni. E sono importanti perché se non lo fossero, cioè se voi andate su Play Store e andate in un qualsiasi negozio dove vendono giochi, andate a cercarli sulle varie piattaforme anche online, cercate su Amazon, su eBay, li cercate nello store della Microsoft, cercate nello store della PlayStation, ogni gioco al PEGI. Questo deve far sì che ci metta in allarme, no? Noi ci diciamo, perché c'è questo ovunque, no? Perché, che cosa vuol dire? È comprensibile che una persona dica non lo so e quindi, ma è proprio quello che vogliamo trasmettervi in queste due serate, la curiosità e soprattutto l'informazione, ok? Vi diciamo anche questa cosa. Ogni gioco e ogni app, oltre a trasmettere l'aspetto ludico, ok? Oltre a trasmettere adrenalina, nella sua struttura, soprattutto i giochi, trasmettono valori. Ok? Quindi attenzione, perché i valori che circolano sono soprattutto i valori sono disvalori, cioè non è che c'è l'amore, la pace, la solidarietà, la fratellanza, perché questi, se ci pensate, sono noiosi e nessuno giocherebbe a un gioco dove si fa il bene della comunità. Okay? Il gioco è sempre orientato da quello sportivo a quello di azione, di guerra, di sparatutto, mettetela come volete, o di lotta, sono tutti orientati a sopraffare l'altro. Fino ad arrivare a quelli, ce ne sono alcuni, domani sera vi diremo, ce ne sono di quelli che di disvalori ne contengono all'interno 5, 6, 7, okay? Che sono molto forti. Non so se poi in realtà ci pensate, se voi avete così piacere che vostro figlio giochi in un gioco dove si fa sperimentare il gioco d'azzardo e dove si dice che il gioco d'azzardo è una cosa importante per far soldi facili, no? E nel gioco è utile farlo perché se non lo faccio non vado avanti, anzi sono premiato dal gioco. È giusto sopraffare i più deboli? È giusto investire qualcuno per la strada? È giusto, secondo voi, un buon valore quello di pensare sempre soltanto alle forze dell'ordine come degli sbirri e delle persone da eliminare e da far fuori? Questo è, credo che sia importante rifletterci sopra su queste cose. Allora, questi giochi, oltre a creare naturalmente dipendenza, vedremo domani anche quali sono gli altri aspetti che creano dipendenza, soprattutto trasmettono dei disvalori e con più saliamo col PEGI, naturalmente con più queste cose diventano reali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi informiamoci, parliamone insieme, no, di queste cose, anche perché se fate un giro sulla rete, andate a cercare il PEGI
e andate alla ricerca anche di articoli scritti da giornalisti. Ci sono alcuni giornalisti che scrivono per delle testate davvero importanti che dicono che quello che io sto dicendo e che ha detto prima Nive sono delle stupidaggini, e lo dicono su delle testate nazionali come La Repubblica, e che quindi dicono che i nostri ragazzi, noi siamo una generazione di nativi digitali, lo vediamo se siamo una generazione di nativi digitali, secondo me siamo degli analfabeti digitali tutti, e questa situazione l'ha messo in risalto, perché cosa sanno fare i nostri giovani? Sanno giocare ai videogame, no? Sanno fare quello. Adesso che hanno bisogno delle video lezioni tra gli insegnanti e loro, ci è voluto 3 settimane per riuscire a partire. Ok? Ci sono situazioni, poi ve lo può raccontare anche Nives, dove all'università le facoltà umanistiche sono nel marasma, è silenzio, no? Gli ingegneri sono partiti, dicevi l'altro giorno, per il resto, boh, fine. Si fa qualche interrogazione online, la scuola è paralizzata. Quindi abbiamo sentito che il 30% delle famiglie italiane, con una punta del 40% al sud, non ha la possibilità di seguire le video lezioni. Vuoi perché gli mancano gli strumenti, vuoi perché gli mancano le tecnologie, vuoi perché gli manchi la capacità di... Quindi, cioè, non è qualcosa sul quale buttarci, no? Così come è stato fino adesso. Prendiamo in mano un telefono, siamo tutti capaci di adoperarlo, andiamo avanti, facciamo, brighiamo, carichiamo di tutto, giochiamo, l'importante è che ci passiamo il tempo. È una cosa sulla quale occorre avere consapevolezza, perché poi sono i nostri figli che vivono in questa situazione. Quindi credo che la prima riflessione parta da qua. Cioè, esiste questo strumento, cerchiamo di conoscerlo al meglio, facciamo delle considerazioni insieme, no? Esatto, infatti domani sera tratteremo soprattutto dei simboli e dei numeri del PEGI, però nel frattempo l'invito è valido a farvi venire dei dubbi, no? Delle domande. Il nostro progetto inizialmente si intitolava Il piacere del dubbio, proprio per questo. Quindi non conosciamo qualcosa, facciamoci venire il dubbio, che cos'è? Voglio informarmi, quindi la curiosità che è fondamentale e ci fa scoprire tantissime cose nuove e soprattutto importanti per fare le cose e farle al meglio. Quindi noi vi invitiamo a fare questo, a contattarci, a commentare sotto questo video con quelle che sono le vostre esperienze, le vostre domande, le vostre opinioni, le vostre idee, e anche se volete a scriverci all'indirizzo info@studentevincente.com per interagire con noi, perché questo è un lavoro che noi facciamo più che volentieri sulla base della nostra esperienza, del percorso che abbiamo fatto, ma ovviamente è fondamentale che ci sia anche da parte vostra un riscontro, no? Quindi fateci sapere, non abbiate paura, perché le vostre opinioni le ascoltiamo super volentieri. Detto questo, noi vi ringraziamo per l'ascolto, per averci seguito, vi auguriamo una buona serata e ci vediamo domani con la seconda parte, non perdetevela. Ciao ciao! A domani!